Kratos è pronto per il suo tag team match, che lo vedrà coinvolto insieme a Alexander contro Ben e Dante. In WWEF, insomma ragazzi, tra tre giorni all'Extreme Rules avremo Last Man Standing tra Kratos e Dante. Un Dante che ha detto più volte: sì, è vero, Kratos ha sbagliato, ma l'ho anche difeso, dicendo che magari la poca esperienza a WrestleMania ha fatto la differenza. E Kratos si è un po' presa, perché dice io, che si considera superiore a Dante e a Besa. Anche se insomma WrestleMania l'aveva fatto davvero grossa facendosi espellere. Questo invece è Alexander, ragazzi, il Monster Killer, che in quella di Extreme Rules affronterà Ben in un inferno match. Se Ben perde dovrà togliersi la maschera settimana prossima a Civilization. Abbiamo un bel tag team, ragazzi, formato da Ben e Dante. Ben che ovviamente è famoso per l'ultima squadra con Bernie, il Doom. Tra Bernie oggi la faida, insomma, Bernie e Hammett non sarà qui, ma avremo comunque modo di vedere Viktor e Hammett in azione dopo difendere il suo titolo Television contro il guerriero irlandese Ryan Murphy. Per concludere il quartetto abbiamo il demone Dante. Guardate qua, quei graffi, quelle cicatrici che sono stati lasciati da quest'uomo, da Kratos. I due si affronteranno in un Last Man Standing match, ragazzi, un match anche quello molto molto violento ad Extreme Rules. Insomma, tanta carne al fuoco, ragazzi, dunque non perdete l'appuntamento questa domenica. Extreme Rules targato WWF. Iniziano Ben e Kratos, due che non hanno ovviamente la faida, visto che Kratos ce l'ha con Dante e Ben con Alexander. Dunque si incrociano le faide qui. Ben subito seconda corda, anzi terza corda. Attenzione, cosa vuol fare? Oh mio Dio, un butterfly suplex dalle alture. Ragazzi, che botta questa, qui Ben ha davvero dimostrato di essere un passo avanti a Kratos. Un Kratos che deve dimostrare molto dopo la sconfitta di WrestleMania. Insomma, dovesse perdere anche ad Extreme Rules, sarebbe davvero un bruttissimo affare per il greco. Qui però, ragazzi, Pendulum Backbreaker da parte di Kratos, che ci sta dimostrando comunque di avere una potenza inaudita, Attenzione, parlando di potenza, Ben non è da meno. Spinebuster, match molto fisico.
Kratos cerca di reagire in qualche modo. Niente a fare, Ben lo prende e se lo scrolla di dosso con questo bel dubelli. Poi Arship, però Kratos è lesto in queste circostanze. Niente a fare, Ben non permette il tag. Kratos che secondo me dovrebbe dare il tag adesso a Alexander, che è fresco. Qui attenzione, Kratos che si inventa Nelson Fistbuster. Bella questa manovra, non, è la prima volta che la segui Kratos, se non erro. È una manovra che potrebbe essere d'aiuto in quella di Extreme Rules contro Dante. Però quell'aiuto lo vorrebbe Kratos da parte di Alexander, visto che Ben lo sta demolendo e Dante esulta. Beh, trovarsi un avversario già mezzo malconcio per Extreme Rules sarebbe un vantaggio per il demone. Qui però Venna serie di gomitate, Kratos alle spalle, Oscar, questa sorta di jazzomatica modificata che prende il nome di Oscar, inventata in Brasile questa tecnica, pensate un po'. Entra Alexander, i due si affronteranno ad Extreme Rules, un inferno match dopo la sconfitta di Westerman da parte di Alexander, che ha solamente bisogno di vincere. Oh, attenzione ragazzi, addirittura una Jordan Slam modificata da parte del Monster Skiller. Ci sa fare. Questo ragazzo, da quando è arrivato qui, è addirittura campione del mondo di WWEF 5 anni fa, 6 anni fa, poi membro dei Rioters, poi insomma anche nei Black Spiders ha fatto bene, anche se è meglio con i Rioters. Campione del mondo di WWEF, campione di WWEF, poi si è un po' perso sinceramente, perché ha fallito varie chance l'anno scorso anche contro Bernie, che è stato un po' sempre il suo avversario peggiore, la sua nemesi. Oh, qui però Neckbreaker di Alexander, dovrebbe continuare lui secondo me contro Ben, e Ben invece adesso dovrebbe proprio dare il tag per permettere a Dante, al fresco Dante, di entrare e quindi di cambiare le sorti del match. Lo fa adesso, vediamo qui Ben, intanto lo va a prendere e lo riporta sul ring in questo bel suplex. Però non vuole dare il tag, Dante qui potrebbe anche un po' spazientirsi. Infatti Alexander qui lo va a prendere, bene dubelli. Vediamo come proseguirà questo confronto, questo tag team match molto molto interessante qui a Civilization. Ricordiamo, ultima puntata, ultima tappa prima di WWF Extreme Rules, che si terrà questa domenica alla Union Center di Chicago in Illinois, quindi la città della lotta, del fight, del combattimento. Sarà tutta volta all'estremo. Tentativo di salvo stretch, ma c'era un break. Dante, serie di colpi, molto bene Dante, è entrato però non è l'uomo legale, infatti c'è il Robinson, lo allontana, prende, ne approfitta, se lo carica, body slam dalle alture. Qui adesso Alexander ha dovuto chiedere il tag, qui Alexander ha dovuto chiedere il tag, attenzione Ben allora all'angolo finalmente, forse c'è il tag per Dante, e invece no, Alexander se ne libera. E poi una serie di stomp lì all'angolo, Dante ancora non è entrato, se entra può fare la differenza, eh? Se entra Dante può davvero fare la differenza in questo contesto. Oh, braccio adesso, no, power slam! Bellissima quella di Alexander, si sì, diversa da quella sia di Martin Johnson sia di Cougar. Sì, questa è proprio più alta, qua ci devi avere una potenza, una forza nelle braccia assurda. Entra Dante, finalmente, Dante e Alexander che hanno avuto belle faide, ma non è quello che va a prendere! Scusate Alexander, cosa ha fatto? Non ci credo, Dante è appena entrato qui, sta facendo la figura del cane di Mustafa. Uno, due, soltanto due, ma d'altronde è appena entrato. Attenzione! Attentato il neutralizer! Dante lo va a prendere! Stunner! Non ho parato il colpo! Alexander lo vuole! Bang, bang, troppo! Da parte di Dante! Che vuole già chiudere! Non ci credo! Vuole chiudere! C'è lo spear su Kratos di Venna! Dante è qui! Con la Stunner! Fa segno, pensavo utilizzasse la Demon Chuck Slam. Qui però Dante deve chiudere, deve andare allo schieramento vincente su Alexander, ci mette troppo, c'è Kratos lì davanti, infatti troppo lento qua anche l'arbitro, insomma tre quarti d'ora per andare giù per lo schieramento. Dante si riprende, però è la torna, è fresco Dante, terza corda. Oh mio Dio ragazzi, cosa vuol fare qui Dante? Oh mio Dio, un super famoso tema. Oh mio Dio ragazzi, la
schiena di Alexander che fa crack. D'altronde Dante è un altro mostro, quindi per Alexander è un'altra missione. Qui Dante, serie di colpi, Kratos blocca tutto, Kratos lo prende! Clash of the Titans! 1, 2, no, c'è il kick out assurdo, è il primo che resiste a questa manovra Dante. Ma d'altronde è entrato da poco. Che bel match ragazzi, questo a squadre qui a Civilization, non potevamo chiedere di più. Backpack drop di Dante, che ora insomma sul suo avversario di Extreme Rules può metterci una pezza e poi arrivare al pay per view in grande spolvero. Kratos cerca di alzarsi, ma Dante è sempre lì, Dante è sempre lì come la medusa. Big butta, penso anche a Benna. Qui Dante forse può provare anche la chiusura, ma no, Kratos qui se ne libera, però ce ne sono, niente da fare. D'altronde l'uno contro uno tra Kratos e Dante sarà anche un inedito in quell'Extreme Rules. Attenzione, Kratos si libera di Dante, forse al momento di Alexander, no? Kratos desiste, braccio teso, stavolta l'ha preso, stavolta con la sua forchettata lo ha devastato, lo ha demolito qua Kratos, è davvero devastante, però Dante non ci sta, Kratos, allora belli tu belli. Attenzione, entra a fare il toss, andrei dalla parte di Dante, che vuole chiuderlo, forse con la denuncia sta imparata, attenzione, Kratos, lo può prendere, cosa vuol fare Kratos? Oh, un suplex diretto, no, i tre suplex greci, sarebbero poi quelli di Ciampelli, quelli messicani, e il 3, va a segno Kratos, in questo trio di suplex assurdi, mamma mia, i suplex uragani, così li chiama, Standard, sì, va a segno su Kratos. Se Dante schiena Kratos arriva col vento in poppa, Extreme Rules, ma ci sono le corde, incredibile, allora belli tu belli su Dante. Kratos qui può prendersi il vantaggio, match che dura da 8 minuti circa, entra anche Alexander, è il momento di chiudere il match ragazzi. Oh, che legnata qui, fa segno, 1, 2, c'è Dante qui con un kick out assurdo, Alexander strepitoso, big butto, ma c'è Kratos, infatti qui lui è il slam di Alexander, ma ora che utilizza anche Dante questa, e d'altronde i due erano insieme nei Dex Brothers, incredibile, 1, 2, c'è Ben che salva il demone, attenzione, neutralizer, Dante, pare tutto, ancora Alexander, non ci sta. Che gran match assolutamente tra queste due fazioni, tra queste due squadre. Neckbreaker qui di Alexander, che può provare forse la chiusura, però deve allontanarsi dall'angolo di Venna, ci mette troppo. 1, 2, e non c'è il 3, per rotto la cuffia anche prima dell'intervento di Venna. Dante c'era, attenzione qui Kratos mette all'angolo Dante, però l'uomo legale è Alexander. Cosa fa qui Alexander? Ci ripensa, ritorna nel ring, Dante esce all'esterno. Attenzione ragazzi, forse ci può essere una condizione, c'è Ben all'interno. Alexander lo aspetta, Dante lo può prendere con Alexander, prova il colpo, Alexander lo può prendere con questa doppia accettata assurda. Non ci credo. 1, 2, e no! Si salva Dante ancora una volta. E attenzione, il Irish Slam, stavolta la para Dante, lo blocca Alexander, va vuoto, collisione, attenzione anche Ben, Dante pare tutto, Stunner prova ancora, mamma mia ragazzi, e ancora Alexander lo mette giù e poi fa dare la tag a Kratos, il tag più importante, ma Dante se ne libera molto bene, Dante sì, è il momento di Ben, attenzione Kratos, però non ci credo ragazzi, l'astral powerbomb su Ben, mamma mia che potenza assurda, che potenza sovrumana. Attenzione, va lo schienamento, 1, 2, e Doge, no, Ben resiste, ma che match ragazzi, attenzione alla cosa, a uragano.
Milano. Allora, Black Slam, Winds of Change, direttamente dalla Grecia, niente di cambiamento. Braccio teso, di nuovo, venne qua spacciato, qua venne spacciato, invece no. C'è il low tag anche da parte di Venna nei confronti di Dante, e però non mette giù Kratos. Attenzione, mamma mia che match ragazzi, dura 11 minuti questo confronto. Godbuster di Dante che se lo carica, forse fa lui slam, eh sì, senza forse. Dante ha spaccato la schiena a Kratos qua. 1, 2, c'è Alexander che si è un po' lento l'arbitro, eh. Attenzione, mossa di coppia, mossa di coppia, sì, mamma mia che strana combo. Dante gli passa sopra e qua può schienarlo, qua lo può schienare, no, lo vuole umiliare con la bispalta, con la bispalta. Ma Alexander qui deve poi intervenire, Alexander qui può intervenire, e infatti interviene al momento giusto, sarebbe stata la fine per Kratos. Dante c'è ancora lui la patata in mano, invece no, Jawbreaker si riprende qui, estilo match assurdo. Attenzione Kratos qui, commette un gravissimo errore, va a colpire Alexander. No, qui Kratos veramente a vuoto, Alexander si tocca accostato, ma qui Kratos ha colpito Dante. Attenzione, 1, 2, c'è kick out. Match bellissimo ragazzi, match infinito questo di coppia. Attenzione, attenzione, crossface, crossface di Kratos su Dante, non ci credo, lo fa cedere. Arriva Venna, arriva anche Alexander, però Dante si libera, Dante si libera. Beragga allora, lo fa cedere, Alexander non interviene, Kratos deve cedere, Dante fa cedere Kratos. Clamoroso risultato, Venna e Dante, i face della situazione, vanno a trionfare contro Alexander, e Kratos. Kratos forse il mese peggiore tra marzo e aprile, ha collezionato bellissime vittorie proprio ragazzi, brucianti sconfitte. Extreme Rules non può permettersi di perdere Kratos. Qui vediamo momenti salienti, ma è stato proprio Dante a farlo cedere, questa è la beffa più grande dopo la crossface. Qui Alexander non interviene, forse anche un po' innervosito dalla spiera in presenza di Kratos, ai suoi danni, ai danni del suo tech team partner. E qui Venna e Dante sono stati bravi a giocare di coppia, di squadra. Esce il sangue anche sulla fronte di Kratos, si mette male in vista del suo last man standing contro Dante ad Extreme Rules. Torniamo tra poco per il match che vedrà opposti Stefandrew a Slekon. Up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talks picking it up. Let's go ahead and see anyway. He never really talks much, never concerned with status, but still even is starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never asking for someone's help, but to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach. And now it all unfolds, the scale of an artist. This is 20%
skill. 80% gear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? Then I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped mega death, took him to church. I like bleach, man. Ryu had the stupidest verses, dude, it's the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he fucking with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He's sick and he's spitting fire and Mike. Got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top. The fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cop. The type women wanna be within rappers. Hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime. This shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. Time. He's not your everyday on the block. He knows how to work with wood he's got, making his way to the top. He don't think it's a common on his name. People keep asking him, was it giving that birth or does it stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike. Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time, because he writes every note, he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design, it's written in his head every time, before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous, without even trying. How do they do it? This is 10% luck, 20% skill. Feel so useless in this.